un naufragio, una nave di migranti è andata a picco, sono state recuperate al momento 34 salme, molti sono bambini. Io direi di dedicare un minuto di silenzio a queste persone che hanno pagato con la vita la ricerca di un altro mondo. Andiamo avanti, tra i promotori di questa manifestazione di affetto e di vicinanza, per esempio a Mimmo Lucano e a Riace, Cesasà Albanese, lo invito qui chiedendogli anche brevità nel presentare la giornata e il significato di questa giornata. Che chiedeva solidarietà alla storia di Riace, di Mimmo Lucano, degli altri coimputati in questa vicenda amara che si sta affrontando, e devo dire che il tutto parte da un input che è venuto da alcuni compagni, soprattutto di Napoli, che erano preoccupati e hanno incontrato la preoccupazione di tanti altri, di compagni che tecnicamente, materialmente sono mobilitati, Maria Francesca Lucanto, Angelo Broccolo, con cui abbiamo dato il via a questa iniziativa, Francesco Saccomanno, Francesco Martino, Guglielmo Spettante, ma tutti quelli che Nuccio Barillà, che hanno contribuito, no, a illuminare questo momento e soprattutto questa storia. Perché sarà stata la pandemia, la guerra in Ucraina, le tante tragedie che ci stanno avvolgendo nel mondo, in qualche modo era calato un sipario sulla vicenda Riace. E noi non volevamo, sapevamo di fare un'iniziativa che non era molto gradita agli avvocati, perché non volevano far passare il messaggio che noi facevamo un'azione contro la magistratura. Nelle tante riflessioni che abbiamo fatto, nessuno di noi ha mai pensato di fare un'iniziativa contro la magistratura. È chiaro che avevamo la preoccupazione per quello che era avvenuto al Tribunale di Locri, perché noi ci troviamo nel processo d'appello che stava arrivando a sentenza e che poi per una serie di ragioni, anche quelle preoccupanti, è un po' slittata questa vicenda, perché è stato sostituito il Presidente della Corte, e la cosa un pochino inquieta, perché noi ci siamo trovati a Locri con una condanna a 13 anni a Mimmo, ma pesantissime anche quelle delle altre persone che per 10 anni hanno donato tutte se stesse per mettere in piedi un modello che poteva essere la risposta a tanti problemi, la risposta a chi arriva, e come diceva Pietro, chi arriva sappiamo quale destino incontra. Quello che successo oggi non è un fatto di oggi, è un fatto che avviene tutte le settimane, tutti i mesi nel Mar Mediterraneo. E questo modello rispondeva ai problemi dello spopolamento dei paesi interni, era un modello che andava assunto dallo Stato e fatto diventare una risposta a più problemi. Invece no, si è voluto tentare di criminalizzarlo, partendo con una serie di reati specifici che hanno portato ad una condanna per associazione a delinquere. Però strada facendo i reati specifici sono caduti. Cioè oggi ci ritroviamo in presenza di un rischio di condanna per associazione a delinquere che è inaccettabile. Ecco, noi non volevamo che questa vicenda finisse nell'oblio, come se ci riguarda e ci interpella tutti, e pensiamo che era necessario illuminarla e immaginare insieme ai tanti compagni che hanno contribuito e che hanno risposto all'appello una serie di tappe per vedere di tenere acceso l'interesse su questa vicenda. Abbiamo avuto anche la disponibilità di parlamentari europei, tanti associazioni. Se noi abbiamo le destre al governo, non è solo per merito loro, ma anche per il demerito di tutta l'altra parte dell'altro campo, che è brava a togliersi gli occhi tra compagni di strada.
E Riace forse è l'unica realtà che in qualche mostra italiana, Vertice, una... ecco, Riace può essere la base da cui... Ed è partito anche qualche processo che riguarda un ministro in particolare, che non dà tutto il sbarco tempestivamente a Lampedusa nel 2019. Processo penale sta ancora in corso a Palermo. Quindi la giustizia, i processi sono diventati un passaggio fondamentale. Purtroppo fin qui strumentalizzato per creare diverse angolazioni, tutte le ragioni della ingiustizia, della condanna Nocri, e tutte le ragioni per l'assoluzione di Vimmo e degli altri imputati che hanno caratterizzato il modello di accoglienza. Penso che oggi tutte queste ragioni debbano saldarsi, debbano diventare un punto collettivo. È fondamentale, al di là delle udienze, dei processi, per cercare di contrastare questa ondata di criminalizzazione di morte anche per questo, perché sarà una cartina di tornasole per vedere quanto la nostra magistratura giudicante sarà indipendente nella sua attività e quanto il potere politico lascerà ancora spazio ai principi e alle norme scritte nella Costituzione che stabiliscono la indipendenza della magistratura, ma anche della presunzione di innocenza e il diritto qualunque imputato di difendersi in modo effettivo. Diritto che nel caso di Mimmo non sempre è stato rispettato e che, se sarà necessario, sarà fatto valere non solo in Italia, ma anche in Italia. Con questo io vi saluto e spero di potermi ritrovare con voi a Riace o a Calabria quanto prima. Buon lavoro. Grazie Fulvio Vassallo Paleologo. Purtroppo le agenzie ci rimbalzano le notizie, sono notizie sempre più tragiche sull'evento di questa mattina. Mi informano che i morti da 34 sono saliti a 100, purtroppo, e il numero potrebbe ancora essere maggiore. Mimmo, mi sa che il tuo stato d'animo in questo momento è assolutamente, come dire, si concilia molto con quello che è successo nella Mediterranea proprio oggi. A te comunque adesso il saluto, agli amici che sono intervenuti qui a Riace. Veramente mi viene difficile anche questa notizia condiziona fortemente quello che era il senso di quello che dovevo dire e ovviamente il primo pensiero era quello di ringraziare tutti voi, tutte le persone che continuate a manifestarmi la solidarietà, a credere che questa storia giudiziaria nasconde delle incertezze, delle cose abbastanza strane. Io non ho mai voluto costruire alibi o trovare giustificazioni per dire sono un perseguitato politico, visto che comunque su questa storia è evidente che gli schieramenti prendono parte in funzione del loro credo politico. E in parte, non completamente, perché a un certo punto anche la cosiddetta area progressista, soprattutto quando il ministro degli interni c'è stato Minniti, ha preso parte in maniera opposta, negativa, nel senso che in quel periodo probabilmente la propaganda di ostacolare l'immigrazione era qualcosa che provocava il consenso, come è stato poi per il partito della Lega, che lega la ragione di essere unicamente all'oppressione verso le politiche dell'immigrazione. E quindi la mia storia diventa una cosa molto secondaria rispetto a quelli che sono i veri drammi dell'umanità, e ogni volta vivo anche in maniera queste occasioni, le vivo come se sono indirettamente motivo di quasi disturbare
grave, visto per tutti voi, così, che dovete venire da lontano, da una parte, ma ovviamente dall'altra la vivo anche con un forte senso di gratificazione. Mi fa piacere che tante persone come me condividano alla fine non una storia così specifica, ma quello che effettivamente rappresenta questo tentativo che è stato quello di in una realtà semi-abbandonata, stata facendo poi la politica dell'immigrazione, dell'accoglienza, è diventata la cosa più importante anche per un'idea di sviluppo di queste aree che vengono definite aree interne, abbandonate, aree fragili, dove ci sono i fenomeni dello spopolamento, ma anche i fenomeni del condizionamento da parte delle famiglie di mafia, dove tutto il ciclo sembra essere opprimente, che non lascia spazio al futuro delle nuove generazioni in questi contesti come viaggio. Ecco, il messaggio più straordinario che è arrivato e che si lega poi a quelle che sono anche, come devo dire, anche la storia del luogo, cerca di una ragione per la loro vita, volevano le case, vogliono vivere, sono in fuga dalle guerre, dai drammi dell'umanità. È normale che l'ultima possibilità rimane quella di intraprendere questi viaggi. Sono viaggi drammatici che raccontano poi la morte, la fine. E comunque è anche evidente l'ingiustizia del mondo. Finché ci sono queste forti disuguaglianze, finché ci sono questi tentativi drammatici di quello che è successo, ci rendiamo conto che è là che prendiamo coscienza. Ma tutte le norme, io questo ho imparato facendo il sindaco, essendo stato in prima linea coinvolto, le norme sono fatte solo per ostacolare. Il mio è stato d'animo rispetto a quello che è l'evoluzione della storia giudiziaria e come e la prima cosa che sentivo forte era quella di dire: io non voglio creare seguitato politico, è troppo comodo così. Voglio essere giudicato se ho sbagliato, altri condannati in primo grado, diventi un'occasione per dire, per fare prevalere un atteggiamento di pietà o dati in primo grado, ma non con l'atteggiamento che mi devono accontentare, perché intanto poi devo comunque andare nella galera. E allora questa pietà io proprio non la voglio. La giustizia deve essere vera, più profonda possibile, più autentica possibile, perché involontariamente mi trovo al centro di una storia che diventa un messaggio politico importantissimo. E questo magari per il potere, per il sistema, queste parole mi rimbalzano in un modo come se sono delle cose che non si vedono, che non riesco, sento sempre parlare del sistema, del potere, dei poteri occulti, delle massonerie, delle mafie, però poi il confronto con la realtà, io non riesco ad avere questo livello di percezione. Sembrano delle parole che si ripetono e non riesco a capire. Il fatto che, ecco, provo anche un senso profondo così di liberazione della mia coscienza, nel senso che non ho rancori, io non ho rancori e non ho vendette. Non voglio diventare come quelli che perseguono e che condividono la logica così della vendetta giudiziaria che inneggiano al 41 bis.
Anzi, io voglio anche esprimere la mia personale solidarietà verso Alfredo Cospito, che si può a subire quello che è una cosa atroce, quello che voglio raccontare, quello che sento oggi nella mia coscienza, così senza una strategia mentale di quello che dovevo dire, ma proprio di rimbalzo, quello che è la mia coscienza in questi momenti, fortemente condizionata da quello che è avvenuto a Crotone, ecco che accetterò, tanto sono obbligato, ma quello che io vado rincorrendo è una assoluzione prima di tutto morale, è quello che più mi interessa, interessa a me, interessa a voi, interessa a tutte le persone che condividono ideali veri di giustizia, di solidarietà, di uguaglianza, perché la storia dell'accoglienza di Riace è stata una storia di un'accoglienza che nasce per ideali politici. Io mi sono rapportato, mi sono avvicinato alle politiche dell'accoglienza ad uno sbarco e a condividere la questione del popolo, la rivendicazione e la lotta del popolo curdo, e poi da quella volta è stata un continuo condividere le istanze più grandi di noi della questione palestinese e di tutti i popoli oppressi del mondo. Questo è stato il senso più autentico, che poi abbiamo visto diventa strategia nella misura in cui i paesi come Riace delle aree interne rinascono, si rigenerano grazie all'accoglienza, alla presenza. Non si può fare comunità se non ci sono le persone. I progetti sono fine a se stessi. E tantissime cose, io vi dico solo che per averle vissute come questi sistemi così di progetti come lo SPRAR, anzi ho sempre pensato, sono sicuramente perfettibili, ma vi posso assicurare che in pratica le norme, le linee guida, i manuali di rendicontazione, tutti orientati non al 100% per favorire accoglienza e integrazione. Ecco, io istintivamente ho fatto, mi ricordo quando c'erano gli inquirenti che venivano, sindaco, ma lei ha praticamente fatto tutto con l'economia dell'accoglienza, la fattoria sociale, non solo il frantoio, i laboratori di artigianato, ma perché è stato l'istinto a guidare, ma comunque anche legato a quella parola accoglienza integrata. Non si può pensare all'accoglienza come qualcosa che risponda solo al fatto emergenziale dei primi giorni e poi le persone vanno, vengono, ma il tentativo a Riace è stato anche quello di determinare una stanzialità, di determinare proprio la costruzione di una piccola comunità globale aperta al mondo, in cui proprio i confini si dissolvono, e ovviamente diventa un messaggio politico. Il neoliberismo, un signore me l'ha imparato alla festa dell'umanità a Parigi, di fronte a tantissime persone, mi ha chiamato in francese, ha detto così, che il vero nemico del neoliberismo è l'umanità. È vero questo, pensandoci bene. Ecco, ovviamente la mia speranza è quella di essere assolto, ma non voglio che rimanga nemmeno un'ombra, e non voglio nemmeno, come ho detto prima, nessun alibi e nessuna giustificazione. Sarò obbligato ad accettare, ma quello che mi rimane, la soluzione morale di avere condiviso il sogno di riscatto dei paesi con la possibilità a tante persone che sono arrivate
con la speranza di una vita, di avere contribuito alle loro istanze, alle loro attese. Paradossalmente dico solo due cose per quanto riguarda la situazione attuale, e che quella sentenza comunque ha provocato anche degli aspetti positivi. Ecco, lo so che mi sono anche in questi anni così istintivamente collegato a storie della politica come che per me sono stati il riferimento, soprattutto negli anni in cui cominciavo ad avere questi forti interessi delle politiche, che per me Peppino è impastato, e anzi voglio veramente ringraziare i compagni di Martina, mi hanno regalato il libro di Pino Mantello, che non lo so se è qua in mezzo a noi, ma è qua. Carlo Bonmarito e Marcello Circosanzo per me premio, che è stato su indicazione di una persona che ho sentito tante volte vicino a me, che ha preso parte anche con sofferenza, ho causato dei problemi, si chiama Emilio Siliani, mi hanno dato e qua in mezzo di uno che per me negli anni dell'impegno del movimento studentesco, che Valeriote è stato un riferimento imprescindibile, e poi con da vicino, e insomma potrà succedere qualsiasi cosa, ma mi sento di dire dal più profondo dell'anima, ma devo dire anche che ci sono tante incertezze, e che forse non mi posso nemmeno permettere, visto che sono di parte e voglio mantenere l'obiettività, voglio che sono tante incertezze e tante ombre. Voglio ringraziare tutti voi, tutti dal più profondo del cuore, e anche i miei avvocati, che in maniera spontanea, senza, io non avevo manco la possibilità per poter pagare, dovevo nominarmi un avvocato d'ufficio, invece loro hanno, alla fine, accettando di difendermi, hanno voluto condividere anche come un ideale di giustizia più profondo, più vero. E a tutte le persone, non voglio, con le quali ho condiviso il sogno di un'altra umanità tutti questi anni, può darsi per me, ancora sarò un poco di mesi, sarò in libertà. Ma voglio leggere un testo che Francesco Saccomanno, che ha letto, mi ha fatto commuovere quel giorno al No Mafia Memorial di Palermo. E poi chiudiamo. Essendo un uomo di legge, da una frase del colonnello Sportelli nel processo di Locri, parafrasando il calamandrei delle famose epigrafe, lo avrai, camerata Kesserling. Noi gli rispondiamo: lo avrete, giudici ed inquisitori. Il monumento che pretendete da noi compagni e da quanti vogliono restare umani. Ma con che pietra si costruirà, tocca a noi deciderlo. Non con le membra
straziate delle migliaia di esseri inermi distrutti dalla disumanità, di leggi ingiuste. Non con la terra dei cimiteri, dove i nostri fratelli migranti riposano in serenità, non con la neve insanguinata delle montagne che per tanti inverni li sfidarono, non con la primavera di queste valli che li videro fuggire, ma soltanto con il silenzio dei torturati, più duro d'ogni macigno, soltanto con la roccia di questo patto giurato tra uomini liberi che, come me, volontari si adunarono per dignità e non per odio, decisi a riscattare la vergogna e la disumanità del mondo. Su queste strade, se vorrete tornare ai nostri posti, ci ritroverete, morti e vivi, con lo stesso impegno popolo serrato, intorno al monumento che si chiama Ora e Sempre Resistenza. Grazie Mimmo. Allora adesso apriamo gli interventi. Tra i tuoi riferimenti c'è anche Luigi De Magistris, che ci ha raggiunti poco fa. Gigi, ti invito a venire qui a portarci il tuo saluto, ma prima di cedergli la parola voglio leggervi un messaggio che mi è stato girato ed è di Luca Casarini, un po' datato. Carissimi tutti, vi scrivo per dirvi ancora una volta forza a fianco di Mimmo. Purtroppo all'alba c'è stato un naufragio terribile davanti a Crotone, sono già 34 i morti, ma questo è delle 10:18, ma la barca piena di fratelli e sorelle in fuga dalla Libia era stipata di oltre 120 persone. La Calabria oggi piange con morti innocenti riversi sulle sue coste. Non potrò essere con voi perché siamo fermi a Trapani con la nave di soccorso civile Mare Ionio in attesa dell'ennesima ispezione, la 14ª della Guardia Costiera, sperando di poter ripartire presto. La tragedia umanitaria del Mediterraneo continua, mentre per il governo il problema sono le ONG. Tutto l'equipaggio di Mediterranea sarà lì con voi, con il cuore, anche per questo. Non ci avranno mai come vogliono loro. Intanto devo dire che il Tribunale della Storia per Mimmo ti ha assolto. Aspettiamo che lo faccia anche il Tribunale degli Uomini. Prego Gigi. Sì, buongiorno. Comincio dal tempo, ma non la faccio lunga, quando ho incontrato Mimmo. Perché il legame, sì, è anche politico, è anche giuridico, è stato anche istituzionale, ma è un legame di umanità. Perché quando mi trovavo in Calabria ad occuparmi di quel tipo di criminalità di cui parlava prima Mimmo e che dicevo ho difficoltà a percepire, seguivo questo sindaco, quest'uomo, che di fronte alle leggi anche ingiuste, anche crudeli, non ebbe mai scrupolo e dubbio ad aprire questo borgo. Il Prelucano ci consegnava un borgo desertificato, come i tanti borghi dell'Appennino centro-meridionale, vuoti, dove la memoria è orale, gli anziani, i giovani vanno via, e lui invece ha aperto. E quindi c'è stato il Lucano, cioè il periodo in cui questa comunità era una comunità senza confini, universale, dove incrociavi afghani, siriani, medio orientali, africani, la vita, no? La vita che noi sogniamo, leggiamo nei romanzi, lui l'ha fatto in un territorio circondato dalla più potente organizzazione mafiosa d'Europa, che è l'Andrangheta, quella che si mangia il nostro destino, il nostro futuro, che cementifica sul denaro pubblico gli affari, colletti bianchi, pezzi di magistratura, politica trasversale, affaristi, banchieri, cittadini, che tiene al guinzaglio un pezzo importante di questo popolo. E quindi lo seguivo da lontano, non ci conoscevamo. Mimmo, bisogna avere pazienza e tenacia, perché la giustizia e la legalità nel nostro paese non coincidono, e la crudeltà di queste ore ti consegna una fotografia. Mentre noi vediamo una legge disumana, ingiusta, illegittima, criminogena, che punisce chi salva, abbiamo qui steccato di cutro centinaia, decine di morti, tra cui bambini. Tu non ti sei posto il problema, posso accogliere o non posso accogliere? Arriva il finanziere, arriva il magistrato, l'ha fatto, perché ha ascoltato il cuore,
ascoltato la Costituzione, i trattati universali, l'etica, l'umanità, e l'ha fatto. Come tanti l'hanno fatto. Qualche anno fa c'era un governo misto, me lo ricordate, il Conte 1, ci dissero a noi sindaci di mare che dovevamo chiudere i porti, non accogliere Mediterranea, Open Arms, Rachel, vi ricordate? Ma non è che ce l'ordinarono così, ci arrivò proprio un provvedimento. Ma i porti non si possono chiudere e ci vuole pazienza, perché anche là denunce, violenze istituzionali, poi la storia cominciò a mettere a posto, perché quello che ci denunciò, che era ministro dell'interno, oggi è sotto processo per sequestro di persona, omissione di soccorso, ma a me non interessa tanto la vicenda giudiziaria, ma posso dire, perché ne ho viste talmente tante che mi sono anche stancato di essermi ogni tanto circondato da persone che dice, vabbè Mimmo, vabbè Luigi, vabbè tante persone, tantesso, tanto il tempo è galantuo. Quindi io, se mi devo fare una previsione, non lo so come va a finire. Io so solamente che Mimmo non va strumentalizzato, che non va usato. E stiamo attenti, perché mentre tanti fanno politica, fanno manifestazioni che servono, l'imputato è Mimmo Lucano. E io sinceramente, se vi devo dire la verità, io l'unica cosa che desidero, la più grande, che questo signore qui non conosca l'ignominia della galera. Quindi io metterò in campo tutto ciò che si può dire, si può fare, si può pensare e si può utilizzare. Non so come va a finire, ma una cosa sono certo, che Mimmo ha scritto la storia. E la storia non sempre coincide con la legalità formale. E chiudo su questo. Mimmo ha scritto la storia, perché riace che prima conoscevano in pochi, e conoscevamo un po', li conoscevamo, perché io mi sento di questa terra, della Calabria, per quello che anche ho dato e ho subito. Riace la conosce tutto il mondo, e questa è storia. Quindi tu non ti devi preoccupare adesso di come la giustizia formale, però tutti noi ci dobbiamo preoccupare di fare ogni sforzo nell'utilizzo delle parole, nell'utilizzo delle azioni, perché questa sentenza così iniqua venga rimessa in una carreggiata in cui almeno si provano ad avvicinare legalità formale e giustizia. Questa deve essere la nostra lotta, la lotta per la giustizia, per la Costituzione, per i diritti e per l'umanità. E scrivere la storia la fanno poche donne e pochi uomini. Quindi Mimmo ha scritto la storia. Grazie mille. Grazie a Luigi De Magistris. Mi dicono che c'è tra di noi Luciana Eugenia Negro, che presiede un'associazione che si occupa appunto di vittime in mare. Ci dirà lei, ci parlerà lei di questi momenti tragici che stiamo vivendo. Dov'è? Eccola, prego. Gli interventi sono improvvisati e quindi non sono programmati, per cui chi vuole parlare poi è libero di farlo, basta chiederlo. Allora, grazie che mi date questa opportunità. Io non presiedo niente, ci tengo. E faccio parte di un'associazione che si chiama Le Vedove contro le morti in mare, perché era nata con l'idea di contrastare direttamente, durante l'evento, la negazione del soccorso. Cioè, noi ora seguiamo in tempo reale, attraverso l'iPhone, tutti questi eventi tragici, no? Seguiamo queste agonie che sono impossibili da raccontare, di giorni dove la gente muore di fame, di sete, con il bambino in braccio, e ci sono le navi in questo Mediterraneo che è frequentatissimo, no? Dove se sei ricco non muori neanche se vuoi morire, no? Perché ti soccorrono. Seguiamo tutto questo, è terribile, no? E voi lo sapete meglio di me. Io qui vorrei portare la solidarietà a Mimmo Lucano, che per me è veramente uno dei miei eroi laici. E vorrei anche dire questo, che il racconto che ci fanno dell'immigrazione è completamente stravolto, e questo
lo dico a voi che lo sapete. Però vi faccio una domanda. Provate per un momento a pensare una cifra che corrisponda a quanti sono gli stranieri regolarmente stanziati in Italia nelle cosiddette terre alte, ossia le terre di spopolamento, quelli che oggi sono borghi bellissimi, abbandonati, terre dove comincia e si aggrava il dissesto idrogeologico, no? Dove l'installazione di persone che vivano, lavorino, come qui, riportino la vita, è un cosiddetto win-win. Ci guadagnano loro che vengono a cercare una vita umana e ci guadagniamo noi, perché appunto importante il territorio italiano, sono appunto terre alte. Ecco, per un momento provate a pensare una cifra, quante sono le persone che regolarmente vivono nelle terre alte e sono arrivate da lontano, mezzo. 1,5 milioni, Milano ha 1,100,000 abitanti, sono una quantità enorme di persone, 400,000 nell'arco alpino e 1,100,000 circa negli Appennini. Questi sono dati, c'è un'equipe di persone che fa capo soprattutto a un sociologo docente di Pavia che studiano proprio questo tema degli insediamenti in terre alte, organizzano conferenze, hanno una rivista, cioè è un dato reale di un'immigrazione che fosse gestita con umanità ma anche con intelligenza. Il problema delle terre alte in Italia sussiste, di spazio ce n'è all'infinito. È solo un esempio, è solo un momento di stiamo cercando di fare una mappatura di tutte le situazioni in Italia, di qualunque natura, non so, appunto stanziamenti, CAS che funzionano bene, che ce n'è tanti, parrocchie, tutte le possibili situazioni dove si vede appunto che l'immigrazione può benissimo coesistere con la nostra vita e addirittura, come ci ha fatto vedere Mimmo, alimentarla, rilanciarla. Ecco, io vi chiedo se qualcuno conosce situazioni appunto, come dire, virtuose, no? Dove l'immigrazione non è invasione, ostilità, disordine, ma al contrario è vita che torna. Se potete segnalarcele. Ora magari faccio girare un foglietto con un indirizzo e chiunque di voi sappia appunto qualche situazione di questo genere, che sia laiche, che siano la chiesa di base, se ce le segnalate, noi vogliamo raccogliere tutto in una mappa e poi cercare di valorizzarla, di rovesciare la rappresentazione appunto dell'immigrazione. Vi ringrazio e ringrazio infinitamente. Grazie a Luciana. Anche Stefano Galieno si occupa da 30 anni di migranti, ci porta il suo contributo. Prego Stefano. Ovviamente si concede il compagno Dino Frisullo. Mi disse che era un fratello per me, per noi era un fratello, mi disse: Stefano, vai a Riace e vai a conoscere Mimmo Lucano. Ci aveva ragione. E da quel giorno non emotivamente, fisicamente sto più lontano, ma emotivamente non mi sono mai staccato e politicamente non mi sono mai staccato da questa stupenda esperienza che insegna al mondo, come è stato detto. Io mi auguro una cosa, me ne auguro tante. Tra l'altro vedere la taverna Donna Rosa dove si veniva tanti anni fa e tu non sapevi se trovavi cucina curda, cucina eritrea, cucina calabrese, cucina kosovara, ed era splendido per questo, era il presente, non il futuro, era quello che...
nazionali che ci hanno governato o che ci governano. Io mi auguro una cosa, lo dico da amico di Mimmo, lo dico da dirigente politico di Rifondazione Comunista, lo dico da uomo che considera, come dice Luigi, Mimmo di Riace, che arrivavano da 3/4 del pianeta, ma anche da mezzo mondo. E quando nomini Mimmo Lucano, mi è capitato di farlo ad Amburgo, mi è capitato di farlo a Parigi, mi è capitato di farlo a Londra, conosci Mimmo Lucano, un abbraccio. Ecco, questo è Mimmo Lucano, i tribunali lo devono sapere, grazie. Ben seduto in prima fila Peppino Lavorato, e non posso non chiamarlo subito in causa. Se non vuoi alzarti ti porto il microfono. Ecco, Peppino è un riferimento importante di Mimmo Lucano e poi non manca mai a questi nostri raduni. Ti avrei portato il microfono, Peppino. Oh, Nuccio, vuoi portare la sedia qua? Ciao Peppino. Ti vuoi sedere o vuoi stare in piedi? Ecco, ti devi sedere. Basta. Sono qui perché, come tutti voi, voglio manifestare il mio affetto fraterno, la mia stima e la solidarietà a Mimmo Lucano e a quanti hanno lavorato al progetto suo di accoglienza. Mimmo Lucano è il compagno intelligente e generoso che in un tempo in cui infuria la propaganda becera di una destra fascista e razzista che fomenta l'odio verso lo straniero povero, che cerca di costruire divisioni tra i poveri nati in queste nostre terre e i poveri che arrivano da terre lontane, in un tempo in cui è mancata questa destra l'opposizione di una sinistra veramente democratica, popolare. In questo tempo difficile Mimmo ha costruito in questo paese un progetto di accoglienza che ha suscitato interesse ed ammirazione in tante parti del mondo. L'ha costruito senza le fanfare e le predicazioni rivoluzionarie a fasulle, l'ha costruito con la semplicità, la genuinità, gli è andato incontro a persone bisognose che avevano bisogno di aiuto, ha costruito con i suoi compagni un incontro con loro e poi ha pensato di mettere in relazione i loro bisogni con le opportunità e le risorse esistenti. Nel libro bellissimo nel quale è raccontata la sua storia, in una delle pagine più belle Mimmo ricorda un'assemblea
con i 200 profughi che sono sbarcati a Riace 25 anni or sono. Un'assemblea convocata con il vescovo Brigantini. In quell'assemblea un profugo curdo iraniano chiede la parola e dice: noi siamo un popolo in cammino in cerca di liberazione. Questo è un paese di case senza persone, senza gente. Noi vogliamo solamente una casa. Questo potrebbe essere il nostro luogo. Dal giorno appresso Mimmo si mette al telefono e rintraccia i proprietari emigrati da lungo tempo, li rintraccia nei paesi dell'Europa ed anche in quelli di altri continenti lontani, li rintraccia, parla con loro, ottiene il loro consenso e poi si rivolge alla banca etica, ottiene un prestito e incomincia a ristrutturare quella casa con il lavoro degli stessi migranti. Ristruttura quelle case e le apre al bisogno, alla povera gente, a quei migranti, e incomincia così a realizzare un progetto, quel progetto di cui ha parlato il mondo intero, e incomincia così a realizzare quel progetto che ha ripopolato Riace, che ha ripopolato Riace, ha fatto rinascere attività contadine ed artigianali che erano state, ed abbiamo visto negozi nei quali lavoravano insieme ragazze profughe e ragazze di Riace. Si sono riaperte le scuole, l'asilo ha reso splendente, pulito questa città, questo paese. Vedete, noi siamo in una terra nella quale rimaniamo nell'immondizia e amministrazioni comunali, tante amministrazioni comunali, danno i loro soldi alla mafia, danno i loro soldi alla mafia. E si accusa Mimmo Lucano di aver dato lavoro a due sventurati, a due poveracci, e di aver reso così pulito con pochi soldi il paese. Questo è già è l'eco di Riace, l'esempio di Riace poi trascina i paesi della Locride, molti paesi della Locride, della Calabria, dell'Italia, e diventa famoso nel mondo. Famoso nel mondo, gli intellettuali parlano, quegli intellettuali che sentono l'erba prima che nasca, prima che spunti dal sottosuolo, quegli intellettuali come Gwynn Wenders, che dice a Riace: io ho trovato la nuova utopia, altro che nella caduta del muro di Berlino, perché a Riace si costruisce l'unità tra la povera gente di ogni colore, quell'unità che può dare la sola forza per cambiare questo mondo infame, per cambiare uno stato delle cose governato da quanti per mantenere ricchezze inaudite costringono nella povertà
nel bisogno, nella tragedia umana, miliardi di esseri umani. Ecco, Mimmo. E poi parlano le riviste di Mimmo, parlano le riviste, e Mimmo diventa uno dei personaggi più importanti per la rivista Fortuna. Vedete, quello ogni anno fa l'elenco delle persone più influenti, ed allora in quell'elenco, assieme ai nomi delle persone più ricche del mondo, assieme ai nomi degli uomini di cultura più famosi del mondo, assieme ai nomi dei capi delle nazioni più ricche e potenti del mondo, assieme a quei nomi compare quello di Mimmo Lucano. Il fatto suscita scalpore mondiale, suscita scalpore, e da tutti spunta la domanda: ma come mai tra queste persone il sindaco di un paese sperduto, il sindaco ed un paese squattrinati, poveri? Ecco, come mai? La risposta giusta, efficace, la dà Mimmo Lucano. Leggete quel libro, Il fuorilegge, nella sua storia. La risposta la dà Mimmo Lucano quando dice: io mi sono reso conto che l'economia non è solo i soldi, la finanza. L'economia, quella più importante del profitto, più mobilitante del profitto, è la speranza. La speranza, la speranza che non è fatta però di parole, ma che è fatta di impegno. Quello che lui ha prodotto in questo paese, non solo quello che ho detto prima, ma poi la ricerca dell'acqua nei terreni sottostanti, e quindi l'acqua data gratuitamente alla povera gente, ai cittadini di Riace, ai migranti, la ricerca dell'acqua e tante altre cose che è riuscito a fare, che è riuscito a fare. Vedete, anche io quel giorno a Locri ho ascoltato la sentenza e sono rimasto allibito, impietrito, impietrito. Ma il giorno appresso ho cercato di capire perché. Ma non tanto il perché di una sentenza, che è tanto abnorme, che sembra di essere compilata appunto per essere rovesciata, riformata, quella sentenza. Ma capire il perché dell'accanimento di tutti i livelli del potere pubblico contro Riace e contro Mimmo Lucano. Perché questo accanimento largo, vasto, forte contro Mimmo Lucano? Vedete, io l'ho trovato nel principio, che non è un principio solamente, è un principio della vita, ma vale anche per le relazioni umane, per le relazioni sociali, politiche. Ad ogni azione corrisponde una reazione uguale e contraria. Vedete, Mimmo, l'azione di Mimmo Lucano, l'esempio di Riace, era tanto positivo, ed è tanto positivo per la povera gente, per le classi lavoratrici, per chi vuole veramente questo mondo
infame. Questo è stato delle cose. Ed è stato appunto questo stato delle cose che si è rivolto contro Mimmo. Non dobbiamo di convivenza e di pace tra i popoli del mondo potrà essere fermato, potrà avere deviazioni, funzioni, pause, ma è un cammino che alla fine vincerà, vinceranno le classi lavoratrici, vincerà il pensiero e la lotta di Mimmo Lucano e del popolo di Iasi. L'appello che noi abbiamo lanciato e che ci vede qua sono riassunte qua. Nel senso che vogliamo essere tra quelli che considerano ogni ingiustizia compiuta in ogni parte del mondo, come scriveva Che Guevara, a ciascuno, come cose che toccano il profondo del nostro essere. Un ecosistema complesso che riguarda territori, umanità, in cui la scommessa di riqualificazione ambientale, il destino dei paesi interni, si incrociano profondamente. E allora questa anomalia di Riace, invece di tentare, come hanno tentato, di riassorbirla, di cancellarla, deve essere veramente il simbolo di qualcosa, di una scommessa su cui si può costruire tanto. E guardate, molte volte si parla di Riace Superiore, ma Mimmo ha toccato anche la questione di Riace Marina. Mimmo non solo non è un fuorilegge, all'Andrangheta si è opposto direttamente, eravamo a fianco a lui, c'era anche tu, ricordi quando abbiamo in un paese in cui la nettezza urbana, la gestione dei rifiuti era gestita dalle ecomafie e invece alla partiva l'esperienza della gestione regolare, legale, con le due cooperative di persone che erano qui. Ed ha contrastato l'ecomafia quando lì, sul litorale, un posto dove c'è un bene confiscato all'Andrangheta, ai Leuzzi, in quella zona, lì dove c'è la scogliera, che è un ristorante, e dove ci sono sette villette, ville, case costruite sul mare, è stata lanciata l'idea non solo del recupero, un ristorante abbandonato, c'era il sogno di farlo diventare un ostello della gioventù per tutti i paesi d'Europa, questa era la proposta. Allora ci sono tante cose, l'acqua pubblica, il sogno che l'acqua pubblica, questo bene, non sia privatizzato, lì dove c'è la zona di scia l'acqua, lì abbiamo visto concretamente, noi non solo si è trovata l'acqua, si era andata a combattere la Sorica, i grandi poteri. Allora diciamo, noi siamo qui per testimoniare come presenza, siamo qui per esprimere fiducia, una fiducia che nasce dalla legge, che nasce dalle cose che possa cambiare. Certo è difficile in questo momento, con i morti che arrivano da Crotone, ho finito, è difficile pensare positivo, sta avanzando l'egoismo sociale, stanno avanzando tante cose negative, in questo paese ormai la solidarietà non esiste, l'ospitalità, l'ospitalità reciproca, questa mescolanza di culture, di sogni che dovrebbe essere il fondo dell'umanità non va avanti, eppure nonostante tutto, nonostante gli ostacoli, come abbiamo scritto nel nostro piccolo striscione che abbiamo messo qua, eppure il sogno soffia. Dai compagni di Radio Auto, del Circo Musica e Cultura, dalla famiglia Impastato e dal Centro Impastato di Umberto Santino. E sono qui perché noi dobbiamo, tutti questi che siamo qua, prenderci questo impegno oggi. E noi rifacciamo sempre la nostra esperienza, quello che abbiamo vissuto noi. Noi abbiamo vissuto un ambiente ostile, certe volte abbiamo fatto battaglie solitarie contro la mafia, che significa il controllo sul territorio della mafia. E quando Peppino in passato è stato fatto saltare in aria,
sui binari della Palermo-Trapani. E la prima sentenza è stata quella, un terrorista che voleva, quando facevamo le trasmissioni a Radio Auto, quando volevamo parlare alle persone, ai braccianti e agli agricoltori, lui faceva per esempio questo accostamento con Danilo Dolci, che era stato arrestato per questo, è stato processato per questo e è condannato. Ecco, là si processava il diritto al lavoro, qua si sta processando il diritto alla solidarietà. E allora noi tutti dobbiamo contribuire perché questo non avvenga. Grazie. Grazie. Grazie a te, Carlo. Angelo Broccolo, dove sei? Eccolo qua. Noi dobbiamo chiederci ora cosa dobbiamo fare. Penso che Nuccio Barillà abbia sintetizzato quello che è il programma, quello che Riace è stata, che è stata molte cose in uno, ed è stato quel pezzo di paese nel paese che tanto è mancato in questa nazione. Ha dato l'articolo 36 a Rocco, che è diventato da una persona che non aveva nessun diritto un cittadino di questa comunità, ha dato dignità all'acqua pubblica, ha dato risvolto all'articolo 3 della Costituzione, perché chiunque qui sia venuto ha trovato residenza, ha trovato accoglienza, ha trovato cittadinanza, ha dato dignità all'articolo 9 perché ha ricostruito dal nulla la bellezza di un borgo abbandonato, ha ridato vita ad un luogo. Ed è questo che io chiedo, noi non siamo qui contro qualcuno, noi siamo qui per richiamare chi dovrà valutare, giudicare un percorso che va molto oltre l'aspetto giudiziario, se lo spirito dei tempi che noi viviamo collima con quelli che sono i principi della Costituzione. Io ritengo, noi riteniamo, e da qui voglio dire a chi ci sta ascoltando, perché non bastiamo solo noi che siamo qui, ma noi dobbiamo mandare questo messaggio ai giovani, ai ragazzi che ci ascolteranno su Webus. Sarebbe straordinario se domani un liceo si occupasse con queste idee, che sono quelle della Costituzione, che non rappresentano lo spirito dei tempi che stiamo vivendo. E chi dovrà giudicare sullo spirito dei tempi? Io richiamo una frase di un film che ha toccato tutti noi, che è La Mission. Ricordate quando lo schiavista andò dal cardinale, che ormai capiva, quel cardinale, che doveva applicare una legge cieca della Chiesa che non corrispondeva ai principi cristiani, e lui gli disse: guardate eminenza, guardate eccellenza, così va il mondo. E rispose il cardinale: no, così il mondo lo facciamo andare avanti noi. Se posso chiedere a chi dovrà giudicare, non fatelo andare avanti così il mondo, in una giornata come questa, dove ancora una volta la cecità, la securità, l'ottusità ha condannato fratelli e sorelle ad essere annegati in quel mare. Perché io vi chiedo e vi dico, anche rispetto a quello che ci hanno tramandato, vi ricordate quell'esempio di Auschwitz? Qualcuno disse, un pilota inglese chiese a un contadino, dice: ma che abitavo lì con la sua famiglia, ma non avete visto nulla? Sì, abbiamo visto del fumo, abbiamo sentito del fumo, ma poi ci siamo abituati. Questo ha fatto Mimmo Lucano e Riace, non ci ha fatto abituare all'ingiustizia che si palesa giorno per giorno rispetto a noi. Questo è il senso di gratitudine, e noi da qui dobbiamo rilanciare in un movimento di idee, perché è l'idea della Costituzione repubblicana che qui è stata messa in atto, e di questo noi e le generazioni che verranno dobbiamo avere gratitudine per Mimmo e per tutte le altre persone che hanno lavorato in questi anni. Quindi, non perché voglia lanciare un monito, perché non sono nessuno per farlo, sono una persona che ha ritrovato uno spazio, una speranza, una dimensione nuova, però io una cosa la voglio dire, il giudizio più pesante poi alla fine, non è quello dei tempi contingenti. In questo tempo le nostre idee apparentemente sono rispetto alle generazioni che verranno e che libereranno questo paese e questa umanità da quello che sta accadendo in questi terribili anni, dove il terribile è già caduto. Io ti ringrazio perché ci hai insegnato, per dirla con le parole di quello straordinario poeta bosniaco che dal ponte si mostra quando facevano il turno per mantenere viva la possibilità, la speranza nella guerra jugoslava dell'altro giorno. Allora dice: chi ha fatto il turno? Dico, perché lo hanno fatto? Per mantenere il cuore del mondo nelle condizioni di battere.
Mimmo Lucano col suo esempio, quelli che hanno lavorato le ACI hanno fatto battere il cuore del mondo per tutti noi. Grazie ancora. Grazie Angelo. Primo Zappariglia, vicepresidente dell'AMPI dell'area metropolitana di Reggio Calabria e delle 12 sezioni AMPI della nostra provincia. Io mi limito a una considerazione e poi a un impegno che a nome dell'AMPI noi prendiamo questa mattina. La considerazione è questa: noi veniamo accusati spesso, in maniera anche un po' volgarotta, sinceramente, di aver trasformato una vicenda giudiziaria in una vicenda politica. Io dico che non l'abbiamo giudiziario in una vicenda politica. Voglio ricordare solo una Ero troppo piccolo per decidere di non andarci, però ho scelto di ritornare. I paesi sono vuoti, dovrebbero essere riempiti. È complicata questa situazione, però vorrei parlare di Mimmo un attimo e della legge. Negli Stati Uniti c'è una frase che si dice quando uno viene condannato, la sentenza è time served, perché Galileo diceva che tutto nella matematica, 10 anni e 5 mesi, se mi sono sbagliato nella matematica correggetemi, sono 125 mesi. Occorrebbero 125 persone per fare un mese ciascuno in carcere e lasciare Mimmo fuori, perché lui ha già fatto la sua sentenza. 125 mesi per 4 sono 500 settimane. Ci vogliono 500 persone per farlo. Ci sono 365 giorni in un anno. Più i 150 dei 5 mesi, ci vorrebbero 3.800 persone. Chi di voi è pronto a fare un giorno, una settimana, un mese e lasciare Mimmo libero? Chi? Chi di voi? Allora, facciamo così. Io faccio il primo termine. Se arriviamo a 3.800 persone, sarò il primo. Se arriviamo alle settimane, sarò il primo. Se arriviamo ai mesi, sarò il primo. È possibile farla? Come dobbiamo fare? Cioè siamo qui, siamo arrivati da tutte le parti del mondo, dell'Italia, però le azioni contano di più, perché lui non ha solo parlato di accoglienza di aree interne, ha fatto vedere. Le galline che ho visto ieri sono galline che fanno uova, le uova possono diventare galline. Qui una questione: la legge è arrivata prima della moralità o dopo? Chi scrive la legge? La scriviamo noi. La legge non è una cosa scritta, nemmeno la Bibbia è una cosa che fa parte dei 200.000 anni di Homo sapiens. La Terra ha 400 miliardi di anni. Riscriviamo le leggi, però non facciamo fare la sentenza a Mimmo, troviamo un modo di farlo. E se non è possibile dal punto di vista tecnico, vorrei che ognuno di voi e di noi ogni giorno a turno andrà lì dove si trova Mimmo a stare 2-3 ore o un giorno, perché venire qui a Riace non significa nulla se non facciamo con le nostre azioni. Vi ringrazio. Grazie Pietro Costa. Da Milano, ecco Santo Laganà. Da Milazzo, oh, la Lombardia, la Sicilia, insomma, non cambia nulla, sempre da lontano arrivi. Prego. Io non volevo parlare, però mi ha dato l'assist Luigi De Magistris, e poi altre cose che avrei voluto dire le hanno dette chi ha parlato prima di me, le ha dette in parte Bonmarito, Carlo Bonmarito, e le ha dette Angelo Broccolo. De Magistris ha detto che noi facciamo le manifestazioni, giustamente, però Mimmo Lucano è imputato.
E anche questo è vero. Io vorrei aggiungere che siamo tutti imputati, non solo Mimmo Lucano. E in parte riprendo un po' chi mi ha preceduto poco fa. Siamo tutti imputati perché è vero che sul piano giuridico c'è un imputato, insomma, ci sono i testimoni, questo è la procedura processuale. Però una cosa che ho già detto altre volte, ma che mi preme ripetere, è che messo sotto processo non è tanto Mimmo Lucano e gli altri imputati, messa sotto processo è la nostra Costituzione Repubblicana e in particolare l'articolo 2 della Costituzione Repubblicana, perché in questo paese si è realizzato perfettamente l'articolo 2 della Costituzione. Leggetelo l'articolo 2, quando dice che la Repubblica riconosce, quindi esiste già prima dell'uomo, e garantisce i diritti inviolabili, il diritto alla casa, il diritto al lavoro, il diritto alla salute. Di chi? Dell'uomo, dice l'articolo 2, non dice del cittadino, non dice del bianco o del nero, non dice dell'italiano o dello straniero, dice dell'uomo. E poi richiama al dovere, perché se il diritto non è controbilanciato da un dovere diventa privilegio, richiama al dovere di solidarietà politica, economica e sociale. Bene, ditemi voi se non si è realizzato questo a Riace. No. E allora quando viene messa sotto processo la Costituzione, siamo messi sotto processo tutti, quindi siamo tutti imputati e dobbiamo ragionare in questa maniera. Una sola cosa volevo dire e basta. Intanto io sono, mi ritengo un amico di Mimmo Lucano e già questo per me è una cosa importantissima. Avere stretto la mano a Peppino Lavorato, ma forse una medicina per me. Volevo raccontarvi solo una cosa brevissima. Prima ha parlato una signora, si chiama come si chiama? Non mi ricordo più. Luciana Negro. Prima Luciana Negro abita nell'isola di Lipari e qualche giorno fa mi ha telefonato, io non la conoscevo, non la conosco, mi ha telefonato dicendomi: guarda, il suo numero, ci sono andati di lei inizialmente perché non ci si conosceva, il suo numero me l'ha dato Angelo Broccolo, io oggi ho scoperto che non si conoscono neanche fra di loro, e mi ha detto: sai, io sono a Lipari, lei è a Milazzo, ma ho saputo che va a Riace, ce l'ha un passaggio in macchina? E gli ho detto: certo, c'è un passaggio in macchina. E allora stamattina alle 8 ci siamo visti al porto di Milazzo, lei è partita da Lipari stamattina presto, ci siamo visti al porto di Milazzo, abbiamo fatto il viaggio insieme, ci siamo conosciuti, faremo il viaggio di ritorno con una persona che prima di stamattina io non avevo mai visto, né lei aveva mai visto, mai, neanche me. Ecco, in un certo senso anche questa è Riace. E grazie a Riace che io ho conosciuto per ultima Giuliana Negro, ma ho conosciuto tante persone con i quali ancora collaboriamo e lavoriamo. Ecco, Riace è stata anche questa. Non perdiamoci di vista. Grazie. Dobbiamo andare velocemente perché mi sa che fino all'una. Giove Pluvio ci sta minacciando. Devo ringraziare l'avvocato Andrea D'Acqua che difende insieme al professore Giuliano Pisapia gratuitamente, ovviamente, il Lucano. Andrea non vuole parlare, ti salutiamo sempre con il consueto affetto. Adesso diamo la parola ad un cittadino di Riace, a Pino Apicella, che è di Ampi Riace. Prego. Dove Pino? Dove sei? Ecco. Intanto grazie e buongiorno a tutti. È veramente una forte emozione essere qui e soprattutto a parlare di Mimmo Lucano, il caro amico Mimmo Lucano. Io qui a Riace rappresento l'Ampi, Ampi Sezione di Riace, e porto i saluti anche a livello nazionale, con le parole del funzionario Michele Pretraroia, che è stato molto vicino a noi. E chiaramente andare a parlare di Mimmo, specialmente dopo il susseguirsi di tutti questi interventi, è molto difficile.
però io voglio accogliere degli aspetti perché abito qui a Riace. Ho sposato una riacese e sono di adozione da oltre 30 anni che vivo qui e ho visto l'aspetto di quello che era Riace prima e non solo quello che è diventato, ma soprattutto gli effetti. Porto le testimonianze delle persone, dei vecchietti. Qui in dialetto si dice i vecchiaredi, mi piace dire così, siamo calabresi pure, perché sono veri quelle persone alla quale all'inizio hanno questo impatto, questa modalità, queste persone di colore, non solo i colori, i rumori in questi vuoti, in questi, come dire, questi vicoli, i cosiddetti vinedi, detti in dialetto, i vicoli, no? Vuoti, questo paese che si ripopola e soprattutto incominciare a dare vita a quello che è con delle attività. Ecco, l'aspetto che molti hanno sottolineato, perché voglio parlare di umanità, e questi sono i valori e l'importanza, quello che fa la differenza. Non è di per sé un fatto politico il fatto che Bimbo Locale ha creato un progetto, sono arrivati qui tanti disperati, ma il modo, l'umanità e soprattutto, ecco, mi rivolgo a lui, con quell'umanità che traspare, ecco, è palpabile quello che è Mimmo. Non c'è bisogno neanche che io venga a dire che è Mimmo Lucano. E il perché abbia fatto, iniziato questo percorso in un certo modo, anziché in un altro, lo ha fatto. Ha fatto la differenza. E non solo. Ecco, io parlavo di effetti. Effetti che questo paese si è trasformato. E non solo questo paese, badate bene, anche tutte le comunità intorno a questo paese che ha ruotato questo fenomeno. E da una parte lo spopolamento e dall'altra parte l'accoglienza, questo modo di riempire i paesi e questa micro, come dire, economia. Ecco, io ho sentito le testimonianze delle persone che hanno delle piccole attività, alla quale lamentano chiaramente quello che c'era, quello che non c'è, ma l'aspetto più importante, questo lo voglio sottolineare, non voglio allungarmi in queste cose anche perché ci sono parecchi interventi che poi vedo che mi stanno guardando, è proprio questo, è l'accoglienza di questa, come dire, ecco, come si fa quando in famiglia si accorge che si vive un qualcosa di brutto, un qualcosa, e si cerca un attimino di far superare questa moralità con la quale questi disagi che si è venuto a trovare, a vivere e a condividere in un paese che man mano hanno dato, come dire, quello che viaggia, ha dato la realtà a quello che viaggia. Ecco, vivere e trasformare questi disagi, arrenderli poi in un certo qual modo, i tentativi che sono stati svolti, in modo positivo. Ecco, come si fa all'accoglienza? Cercando di creare delle produttività con gli abitanti autoctoni, cercando di fare integrazione, ma integrazione non a parole, perché è facile dire facciamo integrazione, ma come? Come si fa? Attraverso chiaramente creando delle attività lavorative di qualsiasi genere, cercando di far, come dire, in certo qual modo farsi mantenere chi arriva e dare supporto, e anche perché no, far pagare le tasse, perché chiaramente la libertà e la democrazia è basata su questo. Ecco, questi sono i contributi, questo è l'intento che ha voluto fare, questo è il grazie che io mi sento di dire a Mimmo Lucano, non solo come amico e come persona per quello che è questo che vorrei vedere, ecco, nella continuità, far sì che questa accoglienza, questi progetti, queste parole, questo bombardamento, questi media si rivolgono veramente a creare questa continuità, cioè la continuità della dove si può creare veramente un futuro. Grazie Pino. Un'altra voce femminile, Maria Francesca Lucanto. Ecco qua. In qualsiasi gruppo, io sono di cui faccio parte, Mimmo è pensato come una persona meravigliosa e io non voglio che finisca in galera, non è proprio giusto, perché le leggi che ha seguito Mimmo sono quelle dell'umanità, dell'accoglienza di queste meravigliose persone che sono state a Riace, 6.000 e più migranti
anche le donne afghane abbiamo avuto di conoscere attraverso Mimmo. Quindi il nostro pensiero va a Mimmo, la nostra solidarietà va a Mimmo. E come Antigone vorrei citare una frase di Antigone, che è, diciamo, contro questo tipo di legalità, tra virgolette, che è contro la giustizia. Non pensavo che i tuoi editti avessero tanta forza, che un mortale potesse trasgredire le leggi non scritte ed incrollabili degli dèi. Infatti, queste non sono di oggi o di ieri, ma sempre vivono e nessuno sa da quando apparvero. Antigone di Sofocle. Grazie Maria Francesca. Non andate via, mi raccomando, perché poi c'è un pezzo di pane e un pezzo di formaggio, gratuito. Arturo Rocca, un minuto e mezzo. Dove sei, Arturo? Eccolo. Anche di meno. Riace è un paese che era predestinato all'accoglienza. In una piazzetta più vicino, che affaccia sulla vallata, esiste una pianta che è arrivata qui prima di Mimmo Lucano e prima anche di tanti riacesi, ed è una Lagerstroemia indica. È una pianta che dà delle sensazioni straordinarie. Vi prego, andate a vedere questa pianta, accarezzatela, perché è una pianta che non ha asperità, ha un fusto che è molto liscio e dà delle emozioni straordinarie ad accarezzarla. Quindi questo paese non ha solo Mimmo Lucano, ma ha questa Lagerstroemia indica che vale la pena di accarezzare, così come vale la pena di accarezzare Mimmo Lucano, che è anche lui senza asperità, è una persona pulita. Grazie Arturo, ambientalista noto. Piero Igone invece del WWF, da un ambientalista all'altro. Piero. Bisogna conservare Mimmo, eh? Bisogna conservarlo. Sì, Mimmo, sì, ma non per conservare l'ambiente, ma per farlo ancora più bello e più ricco, così come Mimmo ha fatto in questo luogo, perché lui qui ha seminato, ha coltivato e ha fatto crescere un messaggio che in questo momento non appartiene solo a Riace, parte da Riace, ma è sbarcato nei cuori di mezzo mondo. Prova ne è la testimonianza che mi ha anche colpito di Pietro dagli Stati Uniti. E io credo che comunque è la risposta più grande che la Calabria sta dando, come nell'antichità, verso un contesto di civiltà che si stava per perdere, ma qui l'abbiamo recuperata. In qualche modo questa civiltà sta dando uno schiaffo morale enorme a questi spacciatori, scusate ma il termine credo che sia il più appropriato, di armi, di guerra, di violenza verso gli altri popoli. Questi sono all'analogo di quell'andrangheta che spaccia morte, perché così facendo stanno perpetuando lo stesso reato, perché mandare armi in luoghi dove le armi vengono usate per uccidere soprattutto le popolazioni civili è atroce. Consentire che avvengano situazioni di rifiuto nei confronti di altri popoli, come se le frontiere fossero chissà quale grande valore, invece sono una semplice linea tracciata su una carta geografica, ma che non può essere un limite per l'umanità delle persone. Ecco, questo è per me il più grande reato contro l'umanità. In questo senso credo che Riace è già uscito da Riace, e Riace deve continuare a sbarcare, e lo dico anche in senso fisico. Cioè, siamo qui riuniti in un paesino che in qualche modo è arroccato su una dimensione interna, ma facciamo i nostri sbarchi davanti alle prefetture, davanti ai ministeri, facciamolo come popolo di Riace, e come popolo di Riace assimiliamo a noi tutto il mondo con la sua umanità, che non va assolutamente
messa in secondo piano da questi spacciatori, scusate. Grazie, non ho altri nomi nei appunti. Albaceto, un minuto e mezzo anche a te. Vado direttamente sui gesti concreti, saluto tutti richiamando forse come invito alla responsabilità a ognuno di noi, perché ognuno di noi può fare la differenza assumendosi anche il peso di quei corpi e vite violate che sono sempre le vite degli altri e mai le nostre, mentre ognuno di noi può fare un proprio pezzetto per partire nuovamente al concetto, dalla base, a ricostruire il concetto di cooperazione dei popoli e la possibilità di ribaltarlo quel sistema. Io ho semplicemente il mio intervento l'avevo preparato qualche mese fa e di solito non uso mai delle cose scritte, vi mostro solo dei colori che penso che siano il senso di quello che è la nostra lotta da dover fare affinché lo ribaltiamo davvero l'ordine delle cose. Lo consegno a Mimmo insieme a un libro, perché qualche giorno fa a Cosenza c'è stato un incontro e mi richiamavano a questa figura, e quindi è un dono concreto di Don Lorenzo Milani, perché è sul campo che ho imparato cos'è la teoria della liberazione nell'azione concreta. E poi, visto che tra poco ci sarà un 8 marzo e si parla di donne, faccio un omaggio a Maria Francesca Lucanto, una poesia eretica, ma che possa tornare sempre in un paese in cui ogni 3 giorni muore una donna, a ricordarci che dovremmo intervenire prima affinché i sopravvissuti e le sopravvissute possano avere voce diretta e non vengano vittimizzate e rivittimizzate continuamente, ripagando l'esclusione, l'indifferenza e con l'assunzione di responsabilità di sapercela mettere sempre alla faccia in ogni momento. Grazie. Grazie, grazie Alba. Pino Fabiano, che viene da Cotroneni. Sì, molto velocemente. Volevo giusto dire che in questo contesto, ascoltando gli interventi, osservando un po' i volti, si percepiscono un carico enorme di emozioni. C'è tutta una pulsione emotiva che è veicolata in questa piccola piazzetta. E mi sono emozionato tantissimo e devo confessarvi che mi ha emozionato più di tutti quanti gli altri questo primo lavorato, e che credo che sono orgoglioso come calabrese per aver ascoltato quest'uomo, ma orgoglioso come uomo di mondo, non soltanto come figlio della Calabria. Le emozioni mi hanno fatto catturare nella mente un'immagine di un poeta, di un leader delle lotte per l'occupazione delle terre, per i diritti dei contadini nel Mezzogiorno, Rocco Scotellaro, sindaco Lucano. E per le spinte reazionarie nel Mezzogiorno Rocco finì anche nel carcere, però non per questo è stato cancellato dalla storia, della nostra storia del Mezzogiorno, della storia italiana. Beh, io penso che è stato il vento, uno scritto di Faber, l'hanno adottato come slogan di lotta anche qui a Riace. Non fermerà il vento, non fermerà l'approdo dei migranti sulle nostre coste, non fermerà questa lotta di Riace, non fermerà le nostre utopie, non fermerà l'indignazione. Credo che comunque vada, Mimmo è già entrato nella storia e non posso che augurargli buona fortuna comunque vada. Grazie Pino, grazie. Santo Gioffre, pensavi di cavartela così? Vieni un attimo, porta il tuo contributo, 3 minuti ti assegno, dopodiché ti levo il microfono, perché poi chiudiamo in bellezza con due intermezzi. Come me abbiamo mai un rapporto, voglio soltanto dire qua ai presenti come ho conosciuto lui. Io l'ho conosciuto nel 98, all'inizio proprio della sua e della mia avventura. Era assessore alla cultura della provincia di Reggio. E fuori dalla mia stanza per un'ora c'era uno là seduto che non avevo mai capito chi fosse, se era uno che stava lì a cercare così oppure... E poi chiese, dice, ma fate entrare, forse vuole parlare, dice, vuole parlare. E lui entrò e mi chiese, io gli dissi, poi l'ho conosciuto subito che già era lui, se ne impegnava perché giorni prima erano arrivati dei curdi qui. E lui gli disse, senti, aspetta, prima di parlare stabiliamo una cosa, io con quelle di destra non parlo, io di destra, dici io, come? Io di... E allora mi raccontò questa triste storia dei curdi, mettiamo a disposizione come province, perché allora le province facevano quel lavoro, quello che potevamo, e poi gli disse, ma tu come sei arrivato qui stamattina?
Dice a passaggi da Riace a passaggi. E non aveva mangiato, mi ricordo. Ecco, questa passione, poi siamo andati fuori, siamo andati in giro, di lì è iniziato il nostro rapporto. Questa passione che non abbandona chi è padrone di un'ideologia che nessuno, se non quando ci metteranno sopra dentro una bara e ci chiuderanno, potrà perdere. E lui viene condannato per un reato di umanità. Lui lo dice, io forse dice qualcosa, eppure quando io sono arrivato commissario dell'ASP a Reggio Calabria, c'era da 10 anni si rubava in un modo in cui tutto era lecito rubare. E c'era l'ASP di Reggio Calabria che dal 2013 non ha bilancio, perché il bilancio è stato bocciato in quanto falso. Mimmo Lucano viene portato a processo perché ha dato a questo popolo, a questa città e a questa Calabria una speranza, e per dire che noi non siamo animali. E quelle persone che sono buttate nella spiaggia tra Cutro e Gaibo, ci sono delle foto terribili che ricordano, vi ricordate le battaglie che gli antichi ci descrivevano nelle morti in mare, quando dopo giorni comparivano sulle decine e decine di soldati morti? Quella è l'immagine che c'è lì. E abbiamo un governo fascista che manda armi in tutti i posti. Ci abbiamo un esercito che sta massacrando i palestinesi, e noi ancora siamo sempre dalla parte dei giusti. Ecco perché con Mimmo, con Mimì ci vediamo sempre, noi con lui abbiamo un rapporto intimo e privato, non pubblico, perché solo la sua sofferenza, come è stata la mia quando da commissario ho denunciato, ho tirato fuori, mi sono messo a tirare fuori il bilancio che tiene la Calabria inchiodata dentro il piano di rientro, non avere sanità, dare, già siamo dentro l'autonomia differenziata, che noi diamo 330 milioni di euro alla regione del nord per farci curare, quindi loro si mantengono il loro bilancio e noi non abbiamo sanità. E dicevo, poi dopo che sono dopo 5 anni, chi doveva questi partiti, movimenti che nascono sulle strade e conquistano il mondo sull'ignoranza, mi hanno trascinato dentro un processo, Mimmo. E quando tu soffrivi, io, però come te, io gridavo sempre, me ne sono fregato del processo. Tant'è vero che alla fine poi, dopo 3 anni, mi hanno assolto per non aver completamente... Se ero io che avevo indicato quella cosa, com'era possibile? Eppure, questa è la nostra storia. La nostra storia... Ora, 2 ragazzi sono arrivati dal Pollino, e come sapete è il monte che divide la nostra Calabria dalla Lucania, per fare un omaggio personale a Mimmo. Vediamo di cosa si tratta. Allora, questo... Il disco sia un quadro, sì. Spiegaci. Io faccio il pittore di professione, non potevo che portarlo in giro. Bellissimo. Allora. Concedetevi per le foto. Poi, tempo permettendo, ci saranno degli interventi musicali da parte del gruppo dell'Apparto delle Nuvole Pesanti e di Massimo Ferrante. Prego. Allora, questa è una poesia scritta da Gianni Rodari, che secondo me attiene molto alla giornata di oggi, a quello che sta succedendo. E dalle filastrocche di Gianni Terra. Chissà se la luna di Chiesa è bella, come la luna di Roma, chissà se è la stessa o soltanto sua sorella, ma sono sempre quella la luna protesta, non sono mica un berretto da notte sulla protesta, volteggiando da qua giù, faccio luce a tutti quanti, dall'India al Perù, dal terra.